Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Se sentite delle voci in sottofondo, sono vicini che come al solito fanno un casino assurdo fuori da casa loro e anche da casa mia. Comunque, in questo video volevo mostrarvi il pacco sorpresa di Tiger e anche altri due cosine che ho preso sempre da Tiger. Vedevo questi pacchi sorpresa da un po', ho visto anche diversi video, però avevo un po' paura a prendere il pacco sorpresa perché a volte erano veramente delle sorprese brutte, secondo me. Però avevo, tramite l'app di Tiger, avevo uno sconto e quindi l'ho utilizzato e non ho pagato niente. Vi lascio il mio codice, se volete scaricare l'app che è gratuita e mettere il mio codice, così vi registrate e date dei punti anche a me. Poi voi potete fare lo stesso e dare il vostro codice ad altre amiche, comunque vi scrivo il mio codice qua. Praticamente ogni volta che acquistate qualcosa, aspettate, vi faccio vedere, ogni volta che acquistate qualcosa c'è nello scontrino un QR code da scansionare con il telefono e vi danno dei punti. Raggiunti tot punti avete un buono da... mi sembra parte da 1 euro, 8 euro, 14, 21, 29 e potete spenderli per cosa volete. Chiusa questa parentesi, allora vi faccio vedere due cose veloci che ho comprato da Tiger. Questa pallina qua di Natale a 1 euro in legno, mi piaceva un sacco, l'ho voluta prendere. E poi ho acquistato questi omini qui che cantano, perché io il presepe non lo faccio, però avevo intenzione di mettere delle casettine loro, degli alberini e mettere un filino di lucine, un po' di neve, e questo sarà il mio presepe. Chiusa questa quest'altra parentesi, passiamo al pacchettino che io ho un po' sbirciato, devo essere sincera e onesta. Vi faccio vedere che cosa contiene. E sono contenta, devo dire, di questo pacchettino, mi è piaciuto molto. Allora, la cosa che mi piace un pochino meno è questo quaderno qua, è un quaderno a righe, che comunque utilizzerò per scuola e niente, non è male, non è brutto, semplicemente è quello che mi è piaciuto un pochino meno lì, però va bene, è un bel quaderno e tra l'altro non l'avevo, quindi sono molto contenta. Altra cosa che ho trovato che è grandissima è questa ed è una penna con il pugno che schiacciando questo pulsante salta, quindi dai, molto simpatico. Io poi le penne di Tiger mi piacciono un sacco, le colleziono, quella mi mancava. Poi altra cosa molto carina, aspettate che lo apro, è questo quadernino qua con il fenicottero e il suo lapis. All'interno le pagine sono bianche, veramente molto molto carino, molto bello. Tra l'altro, ho trovato una categoria di cose che mi piacciono tutte e non ho trovato fortunatamente slime o giochi vari che sinceramente ho cose per fare decoupage, creazioni. Poi, altra cosa molto carina, però questa penso che la regalerò, è carino comunque da fare per un regalo, è quest'altro quadernino con il pelo e una tigre, e questo è un quadernino a righe, molto molto carino, e questo qua lo tengo da parte e poi lo regalo. E come ultima cosa, un altro quadernino, questo qua, bellissimo secondo me, anche lui a righe, molto piccolino, il colore mi piace, comunque molto pratico anche da tenere in borsa. Quindi il prezzo della busta sorpresa era di 4 euro e credo che l'ho ampiamente ripagata con queste cose. Mi piacciono molto i quaderni di Tiger, io li acquisto sempre le cose di Tiger. Io per esempio per scuola, io faccio le serali, ho acquistato il diario, ho vari quadernini, vedete, quindi a me piacciono molto i quaderni di Tiger e sono stata molto molto fortunata a trovare tutti i quaderni poi alla fine e una penna, che comunque anche la penna è molto molto carina. E quindi niente, questo era il mio pacco sorpresa. Fatemi sapere se anche voi li avete acquistati, cosa avete trovato, cosa ne pensate di questi pacchi sorpresa. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere i miei prossimi video e per aiutarmi a crescere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e un commento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!